Max Licari, Pianeta Catania, buongiorno mister. Come prima domanda vorrei tornare un po' indietro alla prestazione di Monopoli. Lei ha fatto notare appunto che è mancato qualcosa, no? A livello di gioco, anche di brillantezza. Come ha visto la squadra reagire in questi giorni in vista della gara verso Foggia e cosa bisogna migliorare per poter tornare alla vittoria? Intanto buongiorno a te e a tutti. Ma penso che l'analisi che abbiamo fatto con i ragazzi sia corretta. Bisogna avere la franchezza di notare se le cose sono andate bene o non sono andate bene. Questo è l'inizio di una crescita, no? Quando si ha la lealtà di riconoscere la bravura dell'avversario e nello stesso tempo qualche lacuna che abbiamo avuto noi è un fattore di crescita. Per cui abbiamo analizzato quello che magari non siamo riusciti a fare, i motivi per i quali non siamo riusciti a fare. Abbiamo avuto un bel confronto perché comunque ho ragazzi esperti e già loro si erano resi conto di qualche mancanza. E quello che serve lunedì è fare quello che abbiamo fatto nelle altre due. Ma vorrei anche rimarcare qualche cosa di positivo dentro la partita di Monopoli, perché è una squadra che ha dato l'impressione di non essere brillante, onestamente, una squadra che tecnicamente non siamo riusciti a fare quello che volevamo, soprattutto con la palla, ha avuto una forza caratteriale di non prendere gol e di portare a casa un risultato. Questo fa capire che è una squadra umile, che è una squadra che capisce magari i momenti di difficoltà e ci servirà nel percorso che dobbiamo andare a fare. Penso anche che dopo tre partite ne abbiamo fatte due positive, una un po' meno, ma in questo momento fa parte del percorso e probabilmente qualche battuta d'arresto o come prestazione o come risultato può servirci a capire quello che magari serve per creare questa mentalità che dobbiamo avere, che ovviamente non si può creare in 3 giorni. Dobbiamo sempre ricordarci che sono 11 ragazzi che sono scesi domenica, era la seconda o terza volta che giocavano insieme, quindi anche questo fa parte della conoscenza. Abbiamo lavorato male nel momento di difficoltà della partita che ci hanno creato gli avversari, perché bisogna anche riconoscere che giochiamo sempre contro qualcuno. Come soffrire? Potevamo reagire meglio, potevamo cercare di trovare più soluzioni. Abbiamo magari fatto una partita, ripeto, sottotono, ma ci sono anche aspetti positivi. Per quanto mi riguarda, mister, è previsto per domani qualche cambiamento, informazione e soprattutto a livello fisico la squadra come è messa? Si potrà recuperare qualche giocatore? Mi riferisco in particolare a Dubizkas oppure si rimane più o meno quelli di Monopoli? No, si rimane quelli di Monopoli, sicuramente faremo qualche cambio. Oggi faremo la rifinitura nel pomeriggio e vedremo chi magari ha recuperato prima, chi magari ha recuperato meglio. Qualcosa sicuramente faremo anche perché andiamo incontro ad un periodo molto pesante e c'è bisogno di dare minutaggio e comunque di rendere partecipi tutti, come dissi prima e dopo Picerno. Poi vi hai chiesto. Se si rimane più o meno gli stessi oppure si recupera No, qualcuno. recuperare ho detto di no. Sicuramente faremo qualche cambio, come ho detto prima. La ricerca è quella di riuscire a dare un po' di intensità. Giocare 3 partite in una settimana in questa fase del campionato non è per il Catania. Tutti, se leggete le interviste di tutti, tutti si lamentano un po' e quindi non è un lamentarsi, è una cosa oggettiva. È chiaro che c'è poco tempo per preparare una gara, è chiaro che c'è poco tempo per recuperare. Questo non riguarda solo noi e quindi dobbiamo avere magari anche a volte la fortuna di dire questo sembra che abbia recuperato meglio e magari dare la formazione iniziale con quelli che pensiamo e presupponiamo che possano avere ancora delle energie da dare lunedì. Ma sono sicuro che domani sera davanti alla gente, davanti allo stadio, che ho visto che di nuovo sarà praticamente tutto pieno, troveremo tutte le energie che magari possono essere mancate giovedì. Ma questa alternanza magari di condizione, abbiamo dei giocatori che sono arrivati un po' dopo, non hanno fatto tutta la preparazione ed è una partita molto dispendiosa e faticosa. Magari qualcuno di voi ha giocato in qualsiasi categoria, il giorno dopo, 2 giorni dopo, si è particolarmente stanchi, anche se loro sono molto allenati e dei professionisti. Quindi bisogna ricercare di capire chi oggi dà la sensazione di aver recuperato a pieno.
Mister, buongiorno, Federico Lo Giudice, Chance Bet News. Ha detto che ha parlato con i giocatori, avete analizzato la partita di Monopoli, però vorrei chiederle da cosa è dipesa la prestazione non brillantissima contro il Monopoli, perché la squadra comunque è stata totalmente diversa dalle prime due uscite, lunga, nel fraseggio, lenta, non è stato il Catania che ci aspettiamo e che abbiamo visto soprattutto col Crotone ma anche con il Picerno. Sì. Lunga perché comunque loro palleggiavano bene, arrivavamo un po' in ritardo all'inizio, probabilmente anche nella preparazione della gara abbiamo provato delle uscite che non sono riuscite particolarmente bene, quello poi l'abbiamo aggiustato dentro la gara e più andava avanti, più comunque senza la palla in fase di non possesso siamo riusciti a lavorare abbastanza bene. Il problema è stato nella fase di possesso dove non è che abbiamo fraseggiato lento, non abbiamo proprio fraseggiato, quindi abbiamo evitato il problema e quindi quello è stato un po' il problema. Sinceramente abbiamo dato parecchie volte la palla saltando i centrocampisti, non riuscivamo a muoverci in maniera coordinata per trovare delle soluzioni, quindi in fase di possesso abbiamo lavorato male e quando gli avversari hanno la palla più di noi è normale che si fatica di più, è normale che si corre di più ed è anche normale che si rischia di prendere più imbucate e di sembrare paradossalmente più lunghi, per cui abbiamo analizzato sul fatto che dobbiamo avere anche in una giornata negativa un po' più di coraggio in determinate cose e quello siamo mancati. Allora poi è venuta una partita diversa da quella che magari siamo abituati a vedere, anche se solo per due partite in casa dove bene o male abbiamo più palleggio e anche dentro la partita questo magari per i ragazzi di aver giocato una partita diversa da quella che abbiamo cercato di preparare, da quelle che abbiamo giocato, può aver tolto un po' di fiducia nel corso dei minuti e questo è stato uno dei motivi per il quale le cose non sono andate bene a mio modo di vedere. Buongiorno Carli, Telecolor Antena Sicilia, mi ricollego un attimo alle domande dei colleghi legate a Monopoli, ma che poi sono domande un po' generali sulla situazione in questo momento, perché l'idea che si ha è che questa è una squadra che abbia facilità ad andare a segnare, lo ha dimostrato nelle partite, che magari abbia sprecato anche tante occasioni, soprattutto nelle prime due. A Monopoli se ne ha avuto una sola, questo è un campanello d'allarme per lei. Poi l'altra cosa invece, quanto rappresenta una garanzia in questo momento per la retroguardia Silvestri e Curadoli di dietro? Ma per quanto riguarda il campanello d'allarme, no. Cioè, l'allenare a Catania è bellissimo perché c'è tantissima gente, tanti giornalisti, però bisogna poi rimanere equilibrati. È chiaro che noi dobbiamo rimanere sicuramente più equilibrati del tifoso, perché il tifoso, io sono tifoso e perdi l'equilibrio, ok? Però non è che si può avere un campanello d'allarme dopo una partita. Esistono delle statistiche, nelle prime due abbiamo fatto 34 tiri verso la porta, domenica abbiamo fatti solo 9 e solo uno in porta, quindi è chiaro che non è stata una partita positiva sotto l'aspetto della finalizzazione. Però ad esempio anche quello ci fa capire che noi abbiamo degli attaccanti con grandissima qualità e li abbiamo serviti male, quindi nel calcio è riduttivo dire davanti non sono mancati, no, siamo mancati come collettivo a mettere in funzione gli attaccanti nella maniera corretta. Abbiamo giocatori tecnici, giocatori bravi nell'uno contro uno, per far sì che possano fare l'uno contro uno la palla gli deve arrivare nei piedi in un determinato modo, in questo abbiamo sbagliato, ma non sarà l'unica che faremo così, io me lo auguro, io vorrei vedere, ma tutti noi, i giocatori, voi, i tifosi e io vorremmo vedere 38 partite come magari col Crotone, col Picerno. Ci sono delle partite che riescono meno bene, bisogna accettarle e soprattutto bisogna analizzarle il giorno dopo nella maniera corretta. Tempi di inserimento prevede per Zanellato? Ora io non lo, nel senso, il ragazzo è arrivato ieri e ieri abbiamo fatto un po' poco perché siamo arrivati poi venerdì direttamente. Per cui bisogna vedere la condizione fisica, sicuramente non ha mai fatto una partita né amichevole né niente, quindi il tempo ci vuole, perché poi un conto è giocare, un conto è poter giocare, no? Mettere in campo i giocatori li puoi mettere qualunque, in qualunque momento, però devono essere in condizioni per poter giocare, un giocatore che ci darà una grande mano ora nel corso della settimana prossima, dove comunque avremo una settimana non proprio piena, ma con un po' più di allenamenti, cercheremo di valutare che livello è la sua condizione. Sandro Gaglio, buongiorno Gaglio Web. È la fine della squalifica di Lorenzini.
ce lo ritroviamo in campo o ancora lo dobbiamo aspettare? Mi collego anche alla domanda che aveva fatto prima dei difensori, ma Lorenzini rientra dalla squalifica ed è stata dura per lui perché ha iniziato il 20 luglio sapendo di giocare poi più avanti. Ora vediamo, nel senso abbiamo tantissime partite, ho un parco difensori di buon livello, tant'è vero che appunto in una partita magari dove siamo stati poco brillanti con la palla sono riusciti a reggere l'uno contro uno, sono riusciti a concedere poco per quello che gli avversari hanno avuto come opportunità, diciamo, di essere lì negli ultimi 20 metri. Siamo riusciti a concedere poco perché ho dei giocatori dietro di qualità. Ora vedremo cosa fare oggi, ripeto, faremo allenamento nel pomeriggio e valuteremo un po' tutte le situazioni, cercando anche di dare minutaggio, perché ripeto, dopo abbiamo Caserta, poi Coppa Italia un'altra e poi abbiamo 5 partite in 2 settimane, probabilmente con recupero di Brindisi, così dicono. È chiaro che guardiamo una alla volta, però dobbiamo anche mettere in condizione i giocatori di poter giocare, di poter essere pronti per poter giocare. Una domanda semplicissima, sembra che gli altri corrano di più, siamo pronti con la preparazione atletica, vedremo correre qualche altro giocatore in campo come gli avversari? Ti riferisci all'ultima partita o prima? Sì, l'ultima. Ah, l'ultima, vabbè. Se analizziamo l'ultima partita, gli avversari hanno corso più di noi, ma io il più di noi è meglio di noi, hanno coperto il campo meglio, sono stati bravi nel possesso e hanno fatto apparire che magari la squadra avesse corso meno. Paradossalmente abbiamo corso tanto, magari male, e quindi sembra che la squadra abbia corso meno. Sicuramente quando si giocano le partite ravvicinate ci sono squadre che magari hanno anche per caratteristiche un po' più di brillantezza, che magari sono più brevilinee, riescono a recuperare prima, e magari poi le stesse squadre fanno un po' più di fatica nel periodo invernale quando c'è un accumulo di tossine un po' più grandi, magari invece i giocatori un po' più strutturati nel corso dell'anno rimangono a mantenere una continuità di condizione fisica. Non penso che si possa dire che magari col Picciano è stata una partita molto dispendiosa per entrambi, la squadra sembrava stesse bene e dopo 3 giorni la squadra sta male. Diventa ogni volta una caccia alle streghe se le cose vanno male, no? A trovare magari la condizione, il giocatore, la cosa. Non è la cosa che serve al Catania questa, sinceramente. Buongiorno mister, Vittorio San Giorgi per Tutto Sport e il Quotidiano di Sicilia. Mi ricollego un po' a queste ultime considerazioni. Le chiedo se la sensazione che abbiamo avuto a Monopoli, cioè di una squadra che fosse poco lucida e che facesse fatica al di là dei meriti dell'avversario, può essere di peso anche dal fatto che in questa fase per la condizione fisica è complicato giocare tante partite in pochi giorni, e soprattutto come arriva la squadra e dal punto di vista fisico e dal punto di vista mentale a questo impegno, se insomma riuscirà a gestire bene la terza gara di fatto in una settimana. Il fatto di giocare con continuità è sempre è legato un po' a tutte le squadre, quindi come ho detto prima c'è chi magari recupera magari meglio il giovedì e poi magari è più stanco il lunedì e noi magari saremo più brillanti il lunedì. Quando si giocano tante partite vicine possono esserci condizioni fisiche diverse, ma questo io sono sicuro. Ora stiamo parlando tanto della partita col Monopoli, penso che adesso dobbiamo proiettarci un po' sulla partita del Foggia, nel senso che sarà una partita bella contro una squadra forte che l'anno scorso non è arrivata in Serie B per l'ultimo gradino, hanno cambiato relativamente poco, è una squadra che ha cambiato 2 sistemi di gioco in queste 3 o 4 partite che hanno fatto, e sono sicuro che vedremo un altro Catania rispetto a quello che abbiamo visto giovedì, sotto l'aspetto fisico e sotto l'aspetto qualitativo. Esistono dei passaggi necessari per una squadra nella costruzione un po' a vuoto, e bisognerebbe anche rimarcare che in un passaggio a vuoto la squadra non ha perso tantissimo le distanze, la squadra è riuscita a rimanere in partita per 90 minuti, e l'umiltà con la quale ha accettato di soffrire in una partita che magari pensava invece di poter affrontare in una maniera diversa. Queste sono le componenti che dobbiamo portarci lunedì,
quelle positive. Quelle negative dobbiamo farle diventare positive, che quindi è quello di avere più coraggio nel palleggio, di rischiare, che poi a me non piace il termine rischiare, ma la ricerca di trovare delle soluzioni, anziché magari la cosa un po' più semplice, dire più lontano è la palla dalla porta, meglio sto, prima arriva la palla davanti, meglio è, non è così quello che dobbiamo costruire. Ce lo siamo detti, i ragazzi se ne sono accorti per primi e quindi dobbiamo orientarci a pensare a come affrontare la gara di lunedì, al di là di parlare due o tre domande giustamente di quello che può essere mancato giovedì. Però ora, ripeto, quella è cancellata, come è stata cancellata Picerno e dopo siamo andati a Monopoli. Ogni partita è una partita a sé. Salve mister, Fabrizio La Rocca, Voce Libera Web. Posto che il tempo a disposizione per preparare la gara non è stato molto con il turno infrasettimanale di mezzo, le chiedo proprio come inquadra il Foggia come avversario, che stando ai numeri ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due o tre partite, è un avversario compatto e di cui forse potete soffrire un po' l'aggressività. Grazie. Foggia è una squadra competitiva, è una delle squadre che comunque starà in alto in classifica, sono tre partite che non prende gol. Hanno, ripeto, cambiato due sistemi di gioco in queste prime quattro giornate. È una partita difficile, spero che possa venire una partita bella come abbiamo visto in casa in entrambe le occasioni. E penso che abbiamo tutte le armi per poter tornare a fare quello che sappiamo fare. Poi il risultato finale a volte dipende da mille fattori, non è detto, non posso venire qua e dire lunedì vinciamo. Quello che posso essere quasi sicuro, o quasi anzi totalmente sicuro, è che i ragazzi avranno voglia di far vedere che quello di Monopoli è qualcosa che magari non sta nelle nostre corde, siamo più orientati ad essere quelli che abbiamo visto con Crotone e Picerno. Questo è quello che sicuramente i ragazzi metteranno in campo lunedì. Buongiorno mister. Alessandro, il quotidiano di Sicilia. Il Catania ha subito soltanto un gol nelle prime tre giornate, concedendo pochissimo agli avversari in tutte e tre le partite, e ha dimostrato anche di esprimere un calcio propositivo con tante occasioni, soprattutto nelle prime due gare. È sinonimo di una squadra che ha già trovato un equilibrio, e l'equilibrio può essere un'arma importante nel corso della stagione. Sicuramente i numeri ad oggi dicono questo. Abbiamo una squadra con delle qualità difensive importanti, negli uno contro uno stanno lavorando molto bene, quindi riusciamo a concedere poco. Abbiamo un portiere che quando è stato chiamato in causa è sempre risultato presente, e questo aspetto qua è un aspetto, mi fa piacere che dici qualcosa di positivo, nel senso positivo da portarci avanti. Sotto l'aspetto realizzativo, nelle prime due avremmo potuto fare più gol, ma non è quindi che dobbiamo essere più cinici, no, sono tiri che magari a volte vengono in gol e a volte vanno fuori, e poi l'abbiamo costruito. Quella di giovedì abbiamo costruito un po' meno, dobbiamo mantenere appunto questa situazione di equilibrio in fase di non possesso, in fase di difensiva, e continuare a fare quello che si è fatto in fase offensiva. Perché, ripeto, capitano partite dove si hanno meno occasioni, ci sono mille varianti che possono capitare, e sicuramente la propositività che giovedì è mancata, sono sicuro che lunedì la rimetteremo in campo. Buongiorno mister, Filippo Rubulotta, New Sicilia. Volevo chiederle, alla luce comunque dei diversi impegni in poco più di una settimana, in otto giorni sono tre partite, e comunque visto il positivo ingresso di Quaini a centrocampo davanti la difesa, è previsto un suo impiego domani dal primo minuto, o proverà anche Deli come nuovo acquisto nella mediana del centrocampo? Ripeto, oggi vediamo oggi pomeriggio per capire un punto come vanno determinate cose, anche in base un po' all'avversario che andiamo a affrontare. Penso che questa volta qua, fino a lunedì, poco prima della gara, avrò dei dubbi, ma che non sono dubbi relativi a quello promosso, quello bocciato, sono dei dubbi a cercare di capire anche durante la gara se uno magari può essere più utile mezz'ora in una situazione di ritmo un po' più lento, piuttosto che magari i primi 60 minuti a ritmi alti. Per cui cercheremo di valutare le situazioni. Quaini può fare sia il play che il difensore centrale. Sicuramente è un giocatore che ha qualità, nel senso nella ricerca di superare delle linee di passaggio. Ci saranno partite tipo quella di giovedì, dove ho preferito inserirlo lì perché siccome loro usavano questi due trequartisti molto corti, abbiamo fatto uscire
diciamo, curato e Silvestre, quindi lui mi andava a fare il centrale in fase di non possesso e poi si alzava in fase di possesso. Magari ci sono partite invece dove non serve questa situazione, allora può essere più utile dietro. Ora andremo a vedere domani quello che riusciremo a fare, ma bisogna sempre orientarsi che una partita ormai è fatta di 5 cambi e 11 che giocano, quindi 16 giocatori, e può essere più utile uno in 30 minuti che magari uno in 60 minuti, perché le partite poi sono anche diverse, perché ovviamente gli spazi diventano diversi. Salve mister, Giuliano Spina, IV24. Allora, partiamo dal fatto che comunque la partita di Monopoli difficile è stata anche merito dell'avversario ben disposto a centrocampo. La spinta del pubblico domani sera per una partita comunque di cartello, perché si gioca contro il Foggia, che è una squadra attrezzata per l'alta classifica, quanto sarà importante? Noi abbiamo un grande vantaggio, quello di poter giocare al Massimino le partite, ci dà una grandissima carica, energia, anche solo il fatto mentre arriviamo al campo, ma quando entriamo a fare riscaldamento, dobbiamo mantenere l'entusiasmo della gente e cercare di fargli vedere che è una squadra propositiva, aggressiva, che trasmette entusiasmo, no? Il tifoso così caloroso come quello di Catania, poi se riceve emozioni dal campo, dai ragazzi, riesce a trasmettere anche loro emozioni, e noi dobbiamo fare quello come abbiamo fatto nelle due partite in casa, per cui sicuramente per noi sarà un vantaggio, però non vinciamo perché ci chiamiamo Catania, non vinciamo perché ci sono 18.000, noi dobbiamo portare 18-20.000 a trascinarci, dobbiamo vivere con quella voglia di sentire il boato. Io a quelli che mi chiamano dico: ma hai sentito su YouTube quando c'erano gli highlights al gol di Carmine, sembrava una partita di Champions? Ecco, quell'emozione lì dobbiamo avere la voglia di riviverla, perché sono cose troppo belle per il nostro mestiere, sono quelle che poi ci ricordiamo fondamentalmente, no? E quindi dobbiamo avere quell'energia, quella voglia che sicuramente i tifosi del Catania ci hanno dimostrato di darci dall'inizio del campionato, soprattutto facendo la partita cercando di aggredire l'avversario. Ma noi abbiamo, in fase di non possesso, anche giovedì abbiamo cercato di aggredire, loro sono stati bravi a trovare le soluzioni e poi dopo siamo riusciti ad aggredire. Il problema di giovedì è stato è stato in fase di possesso. Sul fatto dell'aggressione, quando si va alti si può anche, anzi si rischia ogni tanto di prendere qualche imbucata, se no saremmo perfetti, e dobbiamo cercare di prenderne il meno possibile. Il fatto è che nel modo di interpretare la gara dobbiamo pensare di giocare lunedì sera, di cercare di impostare noi la partita e non di giocare in funzione di quello che riusciamo a ricevere dagli avversari che ci concedono. Dobbiamo avere quella voglia di determinare noi il risultato e la prestazione, quindi di avere il coraggio di avere il possesso della palla, il dominio della gara e di cercare di ricercare questo anche se all'inizio non dovesse riuscirci. Ecco, forse in quello giovedì ci siamo un po' persi dopo che abbiamo preso qualche imbucata, abbiamo sbagliato qualche passaggio, ci siamo un po' andati a fare un'altra partita, invece dobbiamo avere il coraggio e la forza di capire che può essere che per un quarto d'ora la partita non va come vuoi te, ma si può riuscire a cambiare inerzia della gara.